Allora, buongiorno, il film esce distribuito nell'Istituto Luce, come avete potuto vedere. Abbiamo, noi per film di qualità come questo abbiamo adottato una politica che è quella di uscire in poche copie all'inizio su locali selezionati. Per fortuna a Roma abbiamo l'Eden, nonostante una certa difficoltà che ci sono per i film d'autore, però grazie a Dio ancora qualcuno ci ascolta. Quindi usciamo con 6 copie nelle prime città che sono Roma, Bologna, Firenze, Torino, Milano e Napoli, e poi proseguiamo con le altre città perché tendiamo ad avere una penetrazione, tra virgolette, di quello che è il film attraverso l'incontro del pubblico con il regista, con l'autore. Quindi poi successivamente usciremo nelle altre città d'Italia. Cerchiamo di fare una cosa mirata, nel senso che chi vede il film poi può avere un contatto diretto con l'autore e poi quindi anche una maggiore fidelizzazione verso il prodotto, riteniamo. Questa è la politica che abbiamo fatto per far fronte anche a una grossa rinascita del cinema italiano, ma devo dire purtroppo per fortuna, insomma, legata a determinati film che voi sapete che sono Le mogli bellissime piuttosto che I Natali in crociera, piuttosto che i film di Mocci. Questo è lo spazio che ci rimane. Grazie a molti. La produttrice del film. No, io non ho molto da dire, se no ringraziare Solene, Luce e tutta l'organizzazione e la distribuzione, perché so bene come non è facile far uscire un film di questo tipo, però io sono convinta che se questo film riesce ad arrivare e a dare anche un minimo della grande emozione che io ho riprovato anche stamattina perché me lo sono rivisto, è importante che questo ci sia. Ringrazio naturalmente gli autori, musiche e del film. Vi lasciamo la parola. Domande, nessuno vuole fare domande, grazie? No. Beh, è una piccola domanda, sono qui. È una piccola domanda, come dire, marginale rispetto a tante altre belle cose emozionanti del film. Non ho capito come mai si proiettava in quello sperduto villaggio Miracolo a Milano. Guarda che c'era un regista che lo voleva proiettare, evidentemente, e la scelta è stata mia. Loro proiettano di tutto, e la cosa anche divertente era che il film che aveva più successo era Il Padrino, però è stato arrivato poi perché loro pensavano che Il Padrino fosse la meta da raggiungere, perché cosa c'è di meglio di uno che diventa capo di tutti, ammazza i cattivi che sono contro. Allora ho detto, cerchiamo un film italiano che in qualche maniera abbia un legame da qualche parte con questo mondo di baracche, di metropoli, e ho detto, proviamo a proiettare Miracolo a Milano. Tanto un film andava proiettato, scelto quello, e devo dire che la reazione è stata molto divertente, mi è piaciuto tantissimo. Quando vedono che escono dalle capanne, dalle casupole, dalle lamiere, semplicemente hanno visto dei bianchi che vivono come loro, e quando poi salgono sulle scope e se ne vanno, per loro è molto facile, forse più che a noi, di capire che questa cosa potrebbe anche, per loro può anche veramente succedere, insomma. Ed è anche quell'episodio lì che stiamo ricordando, doveva essere la fine del film, e invece, poi eravamo in Africa e quindi in mezzo a tante difficoltà, prima è saltato un gruppo, poi è saltato l'altro gruppo, io dovevo fare una scena che raccordava dove si vedeva il film e poi noi... Il gruppo Letroge. Sì, il gruppo Letroge, ma siamo già più lontano, sai. Si doveva vedere noi che guardavamo loro che guardavano noi, cioè il finale era quello, invece non l'abbiamo girato, è saltato, e allora poi è venuto l'altro finale che addirittura mi sembra che per il film vada meglio, sull'immigrazione, su quanto l'Africa è vicina a noi oggi.
il rapporto col libro di Romanzo di col libro di Veltroni, cioè fino a che punto il rapporto col libro di Veltroni, la storia è andata così, l'idea non è mia, l'idea è di Grazia Volpi, la quale aveva letto il libro, le era piaciuto e mi ha detto se volevo fare un film sull'Africa e io ho detto sì, vediamo, molto spaventato, estremamente spaventato, l'Africa è un problema troppo grande, troppo grosso eccetera, e l'ho letto il libro mi ha coinvolto perché è un libro assolutamente non indulgente, un libro, è un grido d'allarme fortissimo, parlava di un'Africa che ormai è di 10 anni fa, io l'Africa che ho visto è un'Africa che è cambiata, che è di 2 anni fa, e nel libro mi aveva colpito una frase che era un po' il succo di tutto, che di Veltroni, che finisce dicendo l'obiettivo dell'Africa, degli africani non è la felicità ma è la sopravvivenza, è una battaglia che può essere perduta e per sempre. Ecco, questa visione drammatica di questo problema mi ha molto attratto. Sono andato in Africa a fare i sopralluoghi cercando di rifare un po' le tappe che aveva fatto Veltroni, ma in alcune abbiamo coinciso, in altre le cose erano cambiate e poi io ho fatto un film ispirato a un modo di vedere più che a delle storie come erano scritte nel libro. Il fatto che poi questo film sia legato al libro di Veltroni, ora che mi è cascato il governo, sembra che l'abbiano fatto apposta, nel momento in cui stavo facendo questo film, è successo che sono stato oscurato. Mi stanno oscurando perché per la par condicio. Ora, insomma, l'Africa ha bisogno della par condicio, secondo voi? Mi sembra che sia una cosa al di là di qualsiasi par condicio. Oppure dovevo fare un filmino da un livellino di Berlusconi, li portavo tutti e due e invece non apparivo per niente, apparivo due volte. Sarebbe stata una cosa straordinaria. Yeah, yeah, yeah.